Un uomo di 27 anni è stato trovato morto questa mattina all'interno di una cabina elettrica ad alto voltaggio in disuso sul lungomare di Taranto. Probabilmente il 27enne è rimasto folgorato mentre cercava, insieme ad alcuni complici, di rubare cavi di rame. Intorno alle 9 è giunta alla sala operativa 113 la segnalazione del corpo privo di vita del 27enne. Secondo gli investigatori, i complici sarebbero fuggiti portando via il materiale utilizzato per compiere il furto. Le indagini proseguono. I ministri del Lavoro e dell'Ambiente, Giovannini e Orlando, hanno siglato oggi in prefettura a Taranto il protocollo d'intesa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, riferito in particolare all'ILVA e all'ENI. Un'intesa che il prefetto San Martino ha definito operativa, in cui è contemplato ogni aspetto. Ai gruppi di lavoro costituiti da rappresentanti degli enti e delle aziende il compito di vigilare sul rispetto dell'accordo. La prevenzione degli infortuni riguarderà ovviamente anche le aziende dell'appalto. Riconosciuto dal giudice civile di Taranto il risarcimento di 200.000 euro oltre ad un vitalizio di 1.400 euro mensili a ciascun erede, alla famiglia di un operaio sessantenne dell'arsenale militare morto per mesotelioma causato dall'esposizione all'amianto. L'uomo lavorava a bordo di navi militari e in officina. Ne dà notizia il presidente di Contramianto, Luciano Carleo. Sono finora 8 i casi curati dall'associazione sfociati in un risarcimento, 2 per morte causata da mesotelioma ed altri 6 per malattie correlate all'asbestosi. Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza sono state identificate e denunciate alcune delle circa 50 persone che lo scorso venerdì sera hanno letteralmente assaltato la caserma dei carabinieri di Paolo VI a Taranto nel tentativo di liberare 5 persone arrestate perché sorprese dai militari a rubare rame in un deposito del vecchio supermercato Mongolfiera. Per mantenere la situazione sotto controllo, in aiuto dei carabinieri sono intervenuti polizia e guardia di finanza. Gli arrestati sono Giacinto, Luciano e Massimiliano Lanucara, rispettivamente di 27, 24 e 19 anni, Davide Balistrieri, di 23 anni e Michele Bello, di 47. Oggi la manifestazione Legalità mi piace, la mobilitazione dei commercianti contro l'abusivismo, la contraffazione, il mercato nero, la pirateria, le frodi e le sofisticazioni. Fenomeni molto, anzi troppo diffusi, che incidono pesantemente su quasi tutti i settori, in special modo su quelli dell'abbigliamento e della pelletteria. Le istituzioni hanno abbandonato il settore, denuncia il direttore di Confcommercio di Taranto, Angelo Colella, nonostante gli sforzi dei commercianti che resistono e quelli che invece, e sono in tantissimi, hanno già abbassato la saracinesca. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castellaneta hanno arrestato un 26enne ed un 23enne, entrambi censurati della provincia di Bari, responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due sono stati sorpresi nella notte tra sabato e domenica in località Chiulli a Castellaneta, nel parcheggio antistante una discoteca, mentre cedevano quantitativi di sostanze stupefacenti a giovani avventori del posto e ad altri provenienti dall'Interland barese. Inoltre sono stati segnalati alla prefettura di Taranto 2 giovani assuntori, sequestrate circa 20 dosi di stupefacenti tra hashish, marijuana ed ecstasy, oltre a 120 euro ritenuti provento dell'attività illecita.
Sabato pomeriggio i carabinieri della stazione di Statte hanno arrestato Antonio Sportelli, 34enne del luogo, noto alle forze di polizia, per detenzione di materiale esplodente. Nella perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di numerosi artifici pirotecnici per la cui manipolazione è necessaria apposita autorizzazione di polizia di cui era sprovvisto ed altro materiale senza alcuna classificazione e pertanto ritenuto illecito. I militari hanno trovato anche un mortaio in metallo alto 50 cm necessario per il lancio degli stessi fuochi d'artificio. Molti manufatti avevano inoltre dimensioni consistenti fino al peso di 500 grammi ciascuno, quindi di notevole potenziale esplodente. Complessivamente il materiale ritrovato aveva una considerevole massa attiva, cioè il peso netto del composto chimico esplodente, pari a 10 kg. Il tutto, peraltro, occultato pericolosamente all'interno dell'armadio della stanza da letto. Sportelli è stato condotto in carcere a disposizione del PM di turno.